sentita la festa, dove la vittoria è morta. Propongo un minuto di silenzio per tutte le vittime della guerra di entrambe le parti, ucraine ma anche i soldati russi mandati allo sbaraglio. Sono giovani e muoiono anche loro. Grazie. Il segretario può procedere all'appello. Okay, buonasera, allora Seregni. Seregni. Presente. Leoni. Presente. Corani. Presente. Gammella. Presente. Pugliese. Presente. Belluzzi. Presente. Pellegatta. Imperiali, Maggioni, Ballatore assente, Gentile, Magistro, presente, Corti, presente, Assessore esterno, Giri, presente. Quindi tutti solo un solo assente, do la parola al Presidente, il numero legale c'è. Bene, possiamo iniziare. Abbiamo una serie di comunicazioni preliminari. La prima è del Sindaco, poi il Presidente del Consiglio leggerà il comunicato condiviso con tutti i consiglieri sull'Ucraina. Poi c'è un comunicato preliminare dell'assessore Alessia Imperiali e uno del consigliere Corti. Prego, Sindaco. Buonasera a tutti. La situazione ad oggi del Covid, sono presenti 28 positivi nel nostro Paese, con 17 contatti, quindi ci stiamo avviando a una situazione che potrebbe rassicurarci. Però l'orrore che non avremmo mai più voluto vedere è tornato ai confini dell'Europa, con tutta la violenza, con tutte le vittime e con tutte le atrocità che questo comporta. E quindi esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla popolazione colpita. La guerra non risolve nessun problema, anzi, provoca una lunga catena di drammi, di odi, di rancori che si protrarrà negli anni. La guerra non è mai una soluzione, ce lo dice la nostra Costituzione, ma soprattutto ce lo dicono le nostre coscienze. La pandemia ha costretto l'Europa a prendere coraggio e a dotarsi di un piano strategico di investimenti in ambito economico, e l'abbiamo visto in questi anni. La guerra però, quell'ennesima guerra, dopo quella in Siria e quella in Libia, ci spinge a chiedere a gran voce che l'Unione Europea diventi un soggetto politico autorevole e adulto, con una propria politica estera, con una propria politica di difesa, capace di non consentire mai più una minaccia alla pace nel nostro continente. E infine ringrazio tutto il Consiglio che ha aderito alla proposta sulla sollecitazione di un consigliere di una comunicazione unanime rispetto al dramma che stiamo vivendo.
Grazie. Grazie Sindaco. Leggo nome di tutto il Consiglio Comunale, un comunicato condiviso. Il Consiglio Comunale di Casnate Gombernate esprime solidarietà e vicinanza a tutti gli ucraini che sono colpiti dall'immane tragedia della guerra. Un pensiero speciale va alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori ucraini che si sono integrati nella nostra comunità. Di fronte alla tragica situazione che riporta un conflitto bellico in Europa a 80 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, il Consiglio Comunale auspica una rapida soluzione che ponga fine alle sofferenze dei civili indifesi, ricordando con forza e determinazione la Costituzione italiana che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Grazie. Faccio un breve richiamo alla mail che vi ho inviato per la scopertura della lapide per i morti di Covid che si terrà il 18 marzo alle ore 18 al Parco Comunale. Siete tutti invitati, sarà presente la Polizia Locale, la Protezione Civile, il Parroco. Pensiamo di invitare anche gli operatori sanitari vicini a noi, per cui siete invitati tutti alla partecipazione. Verrà posata la lapide settimana prossima e la pianta gentilmente offerta dalla famiglia Ratti Serre verrà posata il 15 di marzo. Grazie. Assessore Imperiali, prego. Grazie Presidente. Io ne approfitto di questo Consiglio Comunale per leggere la lettera che è stata scritta insieme dai sindaci del Comune di Grandate e del Comune di Casnate Gombernate. Inviata a diversi enti, tra cui Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Ministero dello Sviluppo Economico e ovviamente a CSM, Agam, Ambiente, SRL. Contributi e osservazioni tecniche finalizzate alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale relativo al progetto della terza linea del termovalorizzatore a CSM, Agam, Ambiente per il trattamento e recupero energetico dei fanghi di depurazione in Comune di Como. Con la predente si inviano le seguenti osservazioni in merito all'intervento in oggetto. Per una approfondita valutazione è necessario preliminarmente acquisire le relazioni sull'impatto complessivo delle linee L1 e L2 e della nuova linea L3 per consentire di avere un quadro a regime dell'aggravamento generato dall'intervento. Si ritiene altresì necessario che vengano meglio documentate le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento termico dei fanghi di depurazione e di relativi effetti ambientali. Emissioni. Chiediamo l'invio della relazione completa degli studi effettuati e con l'indicazione degli enti società accertatori relativi alle linee L1 e L2 e dell'eventuale nuova linea L3. Chiediamo altresì di conoscere quali azioni verranno intraprese per evitare ulteriori emissioni in atmosfera rispetto alla situazione attuale. Miasmi. Si manifesta evidente preoccupazione per la possibile diffusione di miasmi, sottolineando la presenza di tessuto urbano residenziale nelle strette vicinanze, che potrebbe risentire del fenomeno anche per effetto delle correnti e della direzione del vento. Analoga preoccupazione riguarda la circolazione degli automezzi per il trasporto dei fanghi, che andrà a coinvolgere più comuni. Traffico. Si ritiene necessario definire i flussi, le direttrici di transito e gli orari di trasporto, non solo dei materiali in entrata, ma anche di quelli in uscita. Interesse pubblico. Non si ravvedono opportunità territoriali che sostengano l'interesse pubblico dell'intervento. Chiediamo pertanto l'elencazione puntuale dei benefici di interesse pubblico che l'intervento genera. Le amministrazioni comunali di Grandate e Casnate Gombernate esprimono contrarietà all'intervento facendo riferimento alla documentazione depositata sul sito dell'aguzza.it. Fermo quanto sopra, nella denegata e non condivisa ipotesi di autorizzazione dell'intervento si ritiene necessario approfondire le eventuali misure di compensazione e mitigazione
che, vista la collocazione dell'impianto, dovranno essere ripartite in pari quota tra i comuni contermini. Firmato dal sindaco di Grandate Alberto Peverelli e dal sindaco di Casnate Combernate Anna Serenni, protocollato nel comune di Casnate in data 25 gennaio 2022. Grazie. Grazie Assessore. Visto che abbiamo ancora tutti la mascherina, se potete stare più vicini possibile al microfono, perché in effetti si sente poco. Prego, consigliere Corti. Grazie, buonasera a tutti. Allora, volevo ringraziarvi per aver convocato il Consiglio Comunale dopo novembre. Almeno possiamo scambiarci gli auguri di buona Pasqua e buone ferie d'estate, visto che ormai ci vediamo ogni 4 mesi. E poi chiedo possibilmente di convocare la commissione regolamento, perché abbiamo lasciato una sessione a metà e non abbiamo ancora finito di concludere il regolamento, nonostante fosse stato chiesto questo lavoro a novembre 2020 e siamo nel 22. Quindi per favore, anche a nome dei colleghi della minoranza, penso di parlare per convocare urgentemente la commissione regolamento, per evitare ogni volta di discutere su questo regolamento, così almeno ne avremo una versione definitiva. In merito a quanto avverrà il 18 marzo 2022, vi ringrazio della cerimonia, perché mi ricordo che era una mozione che era stata approvata, che avevo segnalato io, era stata approvata, e vi ringrazio anche per l'albero antismog. Volevo chiedervi se poteva entrare in contatto con Rattiflora, perché volevo donare un pezzo del mio ginkgo biloba che ho a casa. Il ginkgo biloba è un albero millenario che assorbe 2500 CO2 all'anno. Ho un albero da 20 metri a casa, questa è la foto, che è bellissimo. In autunno diventa giallo con tutte le foglie d'oro che cadono e coprono il manto. È un albero secolare. Io a casa ho questo. Se posso partecipare a questa piantumazione, individuando una zona dove piantarne e provare a farlo crescere, perché non è facile trapiantarlo, e mi piacerebbe farlo e donarlo al comune di Casnate, così in futuro, perché questo che è stato piantato ha circa 60 anni, in 60 anni ha raggiunto 20 metri d'altezza. Quindi, se è possibile, io non sono capace di trapiantarlo, perché ci ho provato una volta, è durato una settimana, è morto. E quindi, se è possibile entrare in contatto, dono un ramo, un germoglio, quello che serve, molto, molto calorosamente, al comune di Casnate, per piantarlo nel parco comunale a ricordo anche di questo evento. Questo, se possibile. Grazie. Grazie consigliere Corti. Essendo una comunicazione, poi a fine consiglio ne parliamo. Ok, grazie. Consigliere Magisto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ma c'è un sottofondo di... No, più che altro perché è fastidioso. No, si sente ancora comunque. Se no parlo con l'altro, eh. Prova. No, peggio. Prova? Ok. Scusate, però purtroppo ci sono alcuni microfoni che stanno facendo qualche scherzetto. Comunque, tornando a noi, per quanto concerne il mio intervento, ho apprezzato appunto gli interventi precedenti. Desidero appunto aggiungere, visto che c'è stato un monito per quanto concerne l'Unione Europea, che peraltro di fatto condivido, e ci dobbiamo dimostrare
proattivi nel senso di appunto risolvere al più presto, anche perché nel 2022 purtroppo questa situazione non è più né tollerabile, e soprattutto penso che nessuno di noi lo potesse immaginare e pensare. Nessuno di noi poteva appunto immaginarsi che un leader, no, un capo di Stato arrivasse a questo punto per mero interesse personale, per mero interesse politico, per una propria egoistica realizzazione di potere e di interesse. Questo purtroppo è quello che di fatto non ha insegnato la storia, perché se la storia avesse insegnato, chiaramente non si parlerebbe in quei termini che sono stati usati in maniera sconvolgente, penso li abbiate sentiti tutti, e soprattutto ritengo necessario anche un monito da parte, aggiungerei personalmente un monito da parte dell'Italia, perché abbiamo rifiutato le centrali nucleari all'epoca, però di fatto non sono state trovate fonti alternative. Oggi bisogna tappare i buchi facendo gli scongiuri con una possibile manovra in aiuto delle famiglie. È sempre un tappare buchi, non è assolutamente trovare un'energia rinnovabile, una fonte energetica rinnovabile, sostenibile, e soprattutto considerate che ovviamente ci sono dei tempi da rispettare, i tempi biologici di fatto. Considerate altresì questo è puramente un'indicazione, il petrolio, qualora dovesse essere usato, sparisce. L'energia può essere accumulata, la batteria al litio può essere accumulata, la batteria al litio ha una durata di 20 anni, ok? Perché? Perché possono essere utilizzate come immagazzinamento degli impianti fotovoltaici, tutti si preoccupano del, ok, ma io la batteria dopo 8 anni la butto? Assolutamente no, perché la batteria viene recuperata e viene inserita all'interno di un generatore di energia elettrica. Ci sono già aziende che fanno questo, per cui un monito appunto all'Italia, comunque a chi ovviamente può e deve soprattutto trovare delle soluzioni sicuramente migliori. Purtroppo la Russia, questo conflitto, ha messo a nudo tutte le difficoltà geopolitiche, tutte gli errori che sono stati commessi in passato. Ovviamente oggi chi li paga è assolutamente la popolazione. La popolazione che vedrà crescere i tassi di interesse a dismisura, è la popolazione che vedrà crescere il potere di acquisto, o meglio, che vedrà deturpato il proprio potere d'acquisto, perché se prima con un euro si andava a comprare un chilo di mele, nelle ultime settimane avrete potuto notare che magari spendendo sempre lo stesso euro, perché il cartello è sempre lo stesso, si acquistano 500 grammi di mele. Questo appunto è l'effetto dell'aumento del carburante, perché il trasporto costa di più e di fatto è un problema davvero macroeconomico molto 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 importante. Non mi dilungo troppo perché ci tenevo appunto a sottolineare che oltre a una responsabilità di fatto delle altre persone c'è anche una responsabilità nostra inteso non del Comune di Casnate con Bernato assolutamente, bensì appunto di una responsabilità politica, di una politica di 30 anni a questa parte che non è stata lungimirante, che è uno dei valori che di fatto io ripeto sempre all'interno dei miei discorsi. Perché? Perché chi pensa soltanto ad oggi purtroppo sbaglia, perché bisogna sempre pensare alle generazioni future. Ok, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro appunto una buona serata e un buon consiglio a tutti. Grazie consigliere Magisto. Passiamo al punto 1 all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Non essendo pervenute osservazioni, i verbali si ritengono approvati. Posso? Visto che non ero presente alla scorsa. Prego, seduta. Consigliere. Grazie. Visto che non ero presente alla seduta del 25, mi astengo. Grazie. Va bene. Preso nota, segretario. Passiamo al punto 2. La rinnovo convenzione con il Comune di Grandate per la manutenzione di via Saldarini-Catelli per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2026.
e un rinnovo di una convenzione in essere. Relaziona il sindaco Anna Sereni. Il comune di Casnate Combernate e il comune di Grandate sono proprietari, ciascuno per la parte che ricade sul proprio territorio, della strada di Via Catelli. Per evitare ritardi nell'esecuzione di interventi rispetto alla manutenzione ordinaria, dal 2017 i due comuni hanno sottoscritto un accordo con una gestione associata. Ora abbiamo ritenuto comunque di rinnovare la convenzione fino al 2026, quindi per altri 5 anni. Grazie. Posso? Grazie. Due semplici domande. Ho visto che la convenzione è stata, noi siamo appunto al 50% e anticipiamo i soldi del comune di Grandate che ce li ridarrà dopo 6 mesi. Come mai noi mettiamo noi la spesa in anticipo a Grandate e abbiamo concordato una cosa così? Non si fa metà e metà? Sì, ma perché anticipiamo noi la spesa per Grandate e dopo loro ce la restituiscono alla fine dei 6 mesi? Come mai una convenzione che ha adottato questa... Sì, per unificare gli interventi, per individuare un solo ente che procede a fare i lavori di manutenzione, per evitare che due comuni intervengano nello stesso ambito. Quindi però era viene possibile, ognuno poteva sì, intervenire. Lo fa, poi loro Grandate rimborsa, insomma. No, non dico che non rimborsa, però mi sembra strano, ognuno tendenzialmente interviene per le sue spese. Allora. Era solo una richiesta. Convenzione che funziona da tanti anni, per cui... Beh. Grazie. Sì, grazie. Pardon. Grazie Presidente. Domanda puramente di natura, proprio una curiosità personale. Per quanto concerne gli interventi di natura straordinaria che di fatto verranno concordati tra i due comuni, ci sarà appunto parleranno i due uffici tecnici oppure ci sono appunto il potere decisionale politico amministrativo? Allora, in effetti questa convenzione copre soprattutto la manutenzione ordinaria, per questo è per accelerare, e poi si interviene, cioè un unico ente, quindi il nostro, fa l'appalto se ci sono, per poter agire sui lavori e poi dopo il 50% viene restituito. Sulle spese invece straordinarie si apre un tavolo fra i sindaci e poi con l'ufficio tecnico, solo sulla manutenzione straordinaria però, infatti non è compresa nella convenzione. Grazie, no, mi dichiaro comunque favorevole a questa convenzione, quindi approvo il punto. Grazie Presidente. Udita la relazione del Sindaco, l'esauriente risposta sia del Segretario che appunto del Sindaco, il mio voto sarà favorevole, grazie. Grazie. Il Consigliere Corti. La convenzione e non trovo particolari problemi, visto che il segretario dice che anche è una convenzione che è nata da tanti anni, quindi favorevole. Grazie consigliere Corti, consigliere Pugliese. Grazie Presidente, anche il nostro gruppo voterà a favore, in quanto essendo un rinnovo di una convenzione già in essere e che funziona da anni, non troviamo niente di particolarmente diverso da quello che già era, quindi voteremo a favore. Grazie. Passiamo alla votazione. Prego, segretario. Allora, chi è favorevole? Quindi tutti favorevoli, nessun contrario, nessuna astenuta, immediata esecutività, tutti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Grazie. Passiamo al punto 3. Approvazione del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
Prima di dare la parola al consigliere Belluzzi che relaziona, volevo richiamare due punti che sono nella proposta di delibera che avete, che riprende le osservazioni di Confcommercio, in cui al punto 3 chiede di fissare la concessione ai 12 anni. È stato deciso, siccome la legge regionale prevede una fascia da 9 ai 12 anni, si è deciso di mettere un limite di 10 anni. E il punto 4, ovviamente noi siamo al di sotto di quello che scrive la Confcommercio, parla di 100 posteggi, noi siamo 8, per cui siamo ottemperanti al massimo per la legge regionale. Per cui, poi ci sono i pareri favorevoli dalla responsabile area amministrativa dell'area contabile e il parere favorevole del revisore dei conti. Per cui questo è quanto contenuto nella proposta di delibera. Espone il consigliere Roberto Belluzzi. Grazie Presidente. Allora, devo dire che questo punto diciamo che è stato uno di quelli più forse uno dei primi che noi avevamo messo all'interno del nostro programma elettorale e che insomma, avverteva su un principio di fondo, che era quello che all'interno di un paese la presenza di un mercato contribuisce allo sviluppo e all'aggregazione, allo sviluppo della vita sociale, all'aggregazione delle persone presenti e quindi della comunità. A tal proposito eravamo partiti anche con un sondaggio attraverso l'app appena era stata lanciata, che aveva avuto un ottimo riscontro considerato che eravamo proprio all'inizio, e quindi con circa 250 cittadini che avevano partecipato, 250 per l'esattezza, avevano espresso un parere dove i quesiti erano un po' sulla composizione di come avrebbe dovuto essere questo mercato. Poi purtroppo diciamo quindi che da quel momento avevamo cominciato a capire nel merito e nello specifico come fare a organizzarlo, poi la pandemia ha sconvolto tutti i piani e non abbiamo potuto andare avanti. Adesso la situazione sembra che vada appunto verso il meglio, per cui siamo ritornati e abbiamo ripreso quei contatti che già avevamo portato avanti per l'organizzazione del mercato. L'area individuata è quella del parcheggio di fronte al Berch. Il numero dei banchi è a disposizione. Mi devo fermare o posso continuare? Ecco, il numero dei banchi a disposizione. No, prego. Sono quelli imposti dalla legge, comunque dalla legislazione vigente. Il regolamento che abbiamo proposto è un regolamento che è stato ripreso dai comuni limitrofi che hanno delle forme omogenee anche in termini di numero di espositori alle nostre, comunque sono regolamenti che sono direttamente appunto emanati e gestiti da Regione Lombardia a livello quindi regionale perlomeno se non nazionale, e l'idea nostra è quella di dare corso attraverso il voto in questa sede a questo nostro progetto in maniera tale che idealmente a partire dal mese di settembre, quindi diciamo a ridosso dell'estate, ma sarebbe meglio anche da un punto di vista organizzativo pensarlo per il mese di settembre in concomitanza con l'apertura della scuola e dell'asilo, visto anche la posizione strategica e centrale della piazza dove verrà ospitato il mercato, in maniera tale che la cadenza appunto settimanale del mercato possa essere un momento di incontro
e di vita sociale per rivitalizzare comunque anche una parte del paese che subirà comunque altri interventi di riqualificazione. Il VERC è già stato deliberato, è già in corso sul progetto di riqualificazione di Via Verdi, poi ci sarà modo e tempo di parlarne, però insomma quest'area sarà a ridosso delle scuole e dell'asilo, sarà un altro, come dire, centro tra virgolette, oltre a quello già esistente all'interno del nostro paese. La collaborazione, gli espositori che parteciperanno al bando, perché il regolamento prevede l'adesione a un bando con dei criteri che sono quelli espressi all'interno del regolamento, dopodiché sarà appunto organizzata e gestita da Confesercenti, che ha dato piena disponibilità a collaborare con noi all'allestimento di questo mercato. Confesercenti è entusiasta, nella persona del suo presidente, di poter organizzare un mercato a Casnate. A questo consiglio chiedo insomma la massima collaborazione anche nel pubblicizzare, tra virgolette, nel sponsorizzare questa iniziativa che a mio giudizio è assolutamente bipartisan e che va in una direzione, come dire, di appunto di agevolare e favorire la vita sociale della nostra comunità. Confesercenti si è impegnata a fare un'attività di promozione all'interno per far sì che anche il nostro mercato possa assumere poi un'importanza in termini anche di qualità degli espositori, che così possa competere con altri mercati nei paesi già storici, diciamo, nei paesi a noi limitrofi. Basta, credo che questo sia un po' tutto e non ho altro da aggiungere nello specifico. Grazie consigliere Belluzzi. A questo punto io chiedo a Corti, che ha presentato una proposta di emendamenti al regolamento commercio delle pubbliche, alla quale il responsabile dell'area amministrativa, dottor Camagni, ha risposto con un parere sfavorevole. Se vuole ritirare gli emendamenti o se comunque vuole presentarli, però ovviamente è davanti a un parere sfavorevole, la votazione, non so, veda lei. Adesso va. Ecco. Sì, ho visto la risposta della segreteria e quindi ritiro gli emendamenti, grazie. Va bene, grazie consigliere Corti. Apriamo il dibattito. Prego consigliere Magistro. Grazie presidente. Ho apprezzato molto non soltanto il lavoro fatto sul regolamento, ma anche e soprattutto l'esposizione, perché di fatto la lettura degli atti, cioè del documento, l'abbiamo fatto precedentemente a casa. Ho apprezzato appunto come si è arrivati a questo documento, quindi apprezzo parecchio il lavoro svolto, che avete svolto. Giusto due informazioni. Per quanto concerne la pulizia, ho letto che c'è soltanto il capitolo delle sanzioni, non c'è scritto a chi spetta, se spetta al comune o se spetta appunto lasciare pulito l'area dove si è svolto il mercato, quindi l'area di parcheggio. E, per quanto concerne il regolamento, avrei appunto soltanto questa piccola domanda che non ho trovato purtroppo da nessuna parte. Ho provato anche a filtrare per pulizia, ho detto magari me lo sono perso, però come pulizia leggo soltanto ed esclusivamente questo. Perché vi chiedo questo? Perché ovviamente per due ordini di motivi. Il primo motivo è ovviamente di ordine pubblico, di pulizia, cioè di impatto. Magari ovviamente inavvertitamente c'è vento, può cadere assolutamente una carta, un pezzo di plastica, ci mancherebbe altro. Però appunto non essendo stato specificato a chi spetta la pulizia, dopo si dà la sanzione. È giusto questo punto.
E per quanto poi invece concerne il secondo ordine motivo è, qualora non spettasse ovviamente a chi fa il mercato, ci sarebbe o ci sarà un addizionale dell'affitto del posto. Ecco, tutto qui. Grazie mille. Grazie consigliere Magistro. Risponde assessore Imperiali a questa domanda delle pulizie. Signor Magistro, allora due precisazioni. La prima, che la pulizia è compresa nel canone che loro versano. La seconda è che nel contratto che avevamo stipulato con Econord era prevista anche la pulizia area mercato, che ovviamente noi non abbiamo ancora sfruttato non avendo il mercato, ma c'è la possibilità di inserire anche questo discorso. Ci sono altri interventi? Corti, prego. Ok, grazie. Volevo chiedere come mai solo 8 concessioni e non di più, e volevo chiedere se è stato pensato un servizio igienico per gli operatori che sono lì nella mattina e avranno bisogno. Questo perché ho notato che in altri mercati natalizi, diciamo, c'erano gli operatori che andavano dietro il banchetto a farla, anche se non si può dire perché non potevano abbandonare la postazione o perché semplicemente non avevano voglia di andare al bar 4 volte al giorno a disturbare o a bersi 4 caffè. Quindi questo chiedo. Grazie consigliere Corti. Risponde, allora, per quanto riguarda la consigliere Belluzzi, prego. Per quanto riguarda la dimensione, dalle tabelle di Regione Lombardia è regolamentato in funzione dei parcheggi disponibili, quindi il numero dello spazio. Quindi in realtà anche la mia personale aspettativa inizialmente era quella di avere, come dire, una dimensione così superiore, visto che anche lo spazio a disposizione a mio giudizio poteva sembrare tale da portarci a, in realtà gli uffici ci hanno risposto che questo è il dimensionamento corretto in funzione del numero dei parcheggi e per la dimensione, per la metratura dell'area. Per quanto riguarda il discorso dei servizi igienici, è corretta la sua domanda, nel senso che effettivamente è un'esigenza che si pone, considerando che ci saranno, speriamo, un afflusso di persone importanti. Ecco, io... Esatto, io penso... Come scusi? No, risponde... No, risponde l'assessore Imperiali, prego. Ah. Però ecco, si pensava, siccome c'è l'intervento l'area del Berce che è assolutamente antistante di fronte a chi ha a disposizione dei servizi igienici, si pensava di renderli fruibili per le persone, per gli operatori, in maniera tale che insomma anche questa necessità venga soddisfatta. Basta, non avrei altro da aggiungere, se non che l'intenzione è quella appunto di partire anche, insomma, d'accordo con Confesercenti, di partire non a ridosso dell'estate, anche se tecnicamente potremmo idealmente partire già a luglio, ma di partire a settembre proprio per sfruttare al massimo, diciamo, il movimento di persone che comunque c'è in quell'area. Basta. Grazie. Altri interventi? Prego Magistro. Quindi è stata recepita l'osservazione pervenuta da Confesercenti, quella di modificare all'articolo 7.3 la durata della concessione in 12 anni, perché ai sensi della legge della Regione Lombardia, e all'articolo 7.4, nello stesso mercato, nella stessa fiera, nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di 2 concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di 100 posteggi. Chiedevo se fosse... Gli uffici poi hanno risposto, abbiamo deciso, no, gli uffici, su questo abbiamo preso una decisione, tra virgolette, politica, che 10 fosse un numero congruo, come dire, per con Confesercenti, che ha giudicato, come dire, corretta
diciamo, la dimensione temporale della concessione. Quindi la decisione è stata di andare a 10 non a 12. La seconda cosa che ha detto, 7.4, che si riferisce a cosa, scusi? Limite dei 100 posteggi. Il limite dei 100 posteggi è esatto. Sì, ma è già scritto nella proposta, appare superflua la precisazione dell'applicabilità del divieto per le aree mercatali fino a 100 posteggi, in quanto l'istituendo mercato prevede il numero di stalle abbondantemente inferiore, cioè 8. Cioè è già scritto nella proposta di delibera, nella seconda pagina, punto 2, capoverso 2. L'ha trovato, magistro? No, mi perdoni. No, perché poi c'è Sì, questo ok, perché sono in civile. Prego, consigliere Gentile. Una domanda sulla durata della concessione. Abbiamo detto 10 anni perché è al di sotto dei 12, quindi nel range previsto, quindi nessuno dice niente. E come mai, appunto, però avete fatto una prospettiva di affluenza, diciamo, o di valutazione, di attecchimento di questa proposta ben lodevole, perché in effetti sono contenta della proposta. E non siete stati perciò in via prudenziale sui 6, magari rinnovabili su 6, casomai l'afflusso non fosse... Minimo è 9, da 9 a 12. Ma dato che il commerciale è tendenzialmente 6 più 6, io sto... No, la legge prevede, legge regionale prevede da 9 a 12. Massimo 12. Sì, sì. Entro cui muoversi sono e avete quindi avuto, diciamo, fatto anche una prospettiva di affluenza più o meno? Sì, diciamo che da un punto di vista, diciamo, di chi poi verrà e dell'organizzazione che gestirà questo tipo di intervento, che appunto è Confesercenti, a loro giudizio, come dire, dare una visibilità temporale, quindi con un impegno così abbastanza lungo nel tempo, è corretto, proprio perché far diventare un mercato un appuntamento fisso per una comunità e non un one shot, diciamo un'occasione straordinaria tra virgolette, è una cosa abbastanza difficile per quello che è estremamente importante, se tutti noi attorno a questo tavolo, insomma, pensiamo che questa sia un'iniziativa lodevole per il nostro paese, appoggiare, no, in termini di sostegno, di comunicazione, di informazione, proprio perché finita, la novità del momento, ci potrebbe essere una disaffezione degli operatori che sono lì, insomma, alla fine per averne un profitto. E quindi evidentemente, siccome non siamo l'unico paese nella provincia di Como che organizza un mercato, ci sono già degli appuntamenti fissi in alcuni paesi limitrofi che hanno una storicità che noi non abbiamo, sarà estremamente importante da parte un pochettino di tutti, quello di non, tra virgolette, perderci d'animo, speriamo che non sia così, e nel supportare questo tipo di iniziativa. Poi chiaramente la differenza la farà la qualità degli espositori, evidentemente, l'organizzazione, il fatto che, insomma, questa idea venga considerata una buona iniziativa utile per la cittadinanza. E un'ultima domanda, avete scelto Via Verdi, qual è la motivazione proprio logistica di quella zona rispetto magari ad altre del paese? Quando ero bambina io si faceva Piazza Don Angelo Monti, come mai quella zona? Ma allora, innanzitutto perché è un po' la zona di congiunzione dei due paesi, quella, quindi diciamo che è un po' quella parte all'interno del paese che
che in questa fase sta guardando, ma anche nella nostra proposta elettorale che ci ha portato poi, che abbiamo messo, portato avanti in campagna elettorale, quella parte lì, quindi il Berch, la zona del mercato, lì l'intervento di riqualificazione di Via Verdi, è un po', insomma, quella parte che noi vorremmo che vi tornasse a vivere. Questa è una proposta che è in comune anche con diversi, con il vostro stesso, adesso più o meno con sfumature magari diverse, con un po' con i programmi elettorali anche di altre liste, insomma, no? Quindi questa è una ragione. Un'altra ragione è quella che logisticamente quel parcheggio si presta per questo tipo di iniziativa dimensionata correttamente, perché poi c'è anche un numero significativo di parcheggi che può essere utilizzato dai potenziali, dai clienti, e quindi senza andare necessariamente a congestionare una parte del paese che anche ad esempio da un punto di vista dei parcheggi qualche problemino sicuramente lo potrebbe avere. Diciamo queste sono le ragioni principali. Grazie consigliere, direi che possiamo passare alla dichiarazione di voti. Prego consigliere Gentile. Pardon, io con questo microfono, scusatemi. Allora, ringrazio Belluzzi di quanto ha detto, ha esposto dell'iniziativa, perché spero che il nostro paesino con questo abbia uno sviluppo economico maggiore, c'è l'introito per il comune che comunque è sempre una cosa positiva, e speriamo proprio che aiuti anche a uscire dalla situazione di difficoltà che abbiamo avuto in questi due anni, favorendo anche una socializzazione maggiore, per cui io approvo questa richiesta ovviamente della maggioranza e quindi sono concorde e voto favorevole. Grazie consigliere Gentile. Consigliere Magistro. Grazie mille Presidente, condivido con quanto esposto precedentemente dal consigliere Gentile. Rilevato peraltro che in data odierna andiamo a votare di fatto la proposta di regolamento del commercio su aree pubbliche. Letto il documento e udita appunto la relazione puntuale e precisa del consigliere Belluzzi, il mio voto sarà favorevole. Ovviamente l'auspicio è quello di ingrandire il più possibile, innanzitutto vedere come va ovviamente, ma soprattutto anche ampliare maggiormente anche magari l'offerta, andando a trovare anche uno spazio diverso, piuttosto che magari aggiungere anche un giorno a settimana in più l'area pubblica adibita appunto al commercio. Ringrazio appunto nuovamente la maggioranza e il mio voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Magistro. Consigliere Corti. Allora, io penso che state un po' sminuendo, nel senso, secondo me il mercato lì ha poco senso. È piccolo, 8 posti, è un posto dove ci si arriva a piedi in discesa, ma si ritorna con la spesa in salita, sia a destra che a sinistra. Se uno dipende dalla macchina, va al supermercato a prendere le arance. Il mercato del paese deve essere un mercato in cui la signora la mattina ha il piacere di uscire di casa e andare a fare il giretto al mercatino. 9 anni non li abbiamo decisi noi, secondo me sono tanti, perché per 9 anni rivedere le stesse cose diventa un po' noioso. Spero che funzioni per chi l'ha pensato e per chi soprattutto verrà a lavorarci pensando di guadagnare qualcosa. Queste sono le mie perplessità. Io avevo anche inviato degli emendamenti sul regolamento, mi è stato risposto che sono delle normative regionali che non si possono cambiare. Però ve lo dico, dare priorità a uno che fa un mercatino rionale
e gli diamo priorità di parcheggio se ha il servizio, se ha un sito internet o se ha il servizio domicilio, mi sembra un po' assurdo. Perché se uno viene a fare il mercatino la sabato mattina, non è obbligatorio avere il sito internet. Così come non è obbligatorio avere la consegna della spesa a domicilio. Allora telefono e mi viene il supermercato a casa e non ho più il piacere di andare a fare la spesa al mercatino. Questi erano i miei emendamenti. E inoltre avevo proposto degli emendamenti in base all'assegnazione degli spazi in cui non si guardavano dei criteri specifici, per esempio la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto, cioè faccio i banchi verdi, faccio i banchi con le rotelle, faccio i banchi alti 1,80 m, questo secondo me è un criterio che lascia adito a contestazioni e a ricorsi anche di chi potrebbe perdere il suo posto al banchetto, che la compatibilità architettonica me la dovete dimostrare in un parcheggio. La seconda cosa, perché lo dico, voterò contrario, è perché chiaramente l'ha detto anche il consigliere, l'assessore, no, non è assessore, consigliere. Questo fa parte del vostro programma elettorale. Il mio programma elettorale prevedeva il mercato da un'altra parte, quindi noi abbiamo speso delle parole in campagna elettorale dove volevamo fare il mercato qua davanti o il mercato giù in Piazza della Chiesa, chiudendo magari il traffico per mezza giornata e facendo passare la gente che qua o là, che secondo me è una zona un po' più centrale. Un altro posto dove ho pensato poteva essere fatto era anche giù il parcheggio dove c'era l'edicola, dove c'è l'ambulatorio, giù a Bernate. Anche quello poteva essere una zona accessibile un po' più comodamente. È chiaro che, come ha detto il consigliere, la vostra logistica è quella di vivacizzare la zona del Berce, dell'asilo, e ci state provando in tutte le maniere. Vediamo poi, sarà il tempo a vedere se avete ragione. Quindi per questi motivi io voterò contrario. Grazie. Grazie consigliere Corti. Consigliere Pugliese, prego. Grazie presidente. Accidenti. Così non, mi sembra che non fischi, no? Rimango fermo. Fischi anche così. Sì. Eccomi qui. Mi sentite? Sì. Allora, innanzitutto voglio ringraziare a nome di tutti noi, del nostro gruppo, il consigliere Belluzzi per l'impegno profuso e che non arriva solo, cioè questo del regolamento è solo il punto finale di tutto il suo impegno, che è partito ancor prima di redigere il nostro programma elettorale, cioè lui è stato proprio chi ha voluto maggiormente questo mercato. Lo ringrazio anche per l'impegno nell'intrattenere i rapporti con le varie associazioni di categoria e che hanno permesso poi di arrivare a questo regolamento. Per rispondere al consigliere Corti, voglio dire che noi oggi stiamo andando a votare il regolamento, non stiamo andando a votare o dove sarà o rimarrà lì per sempre, stiamo andando a votare un regolamento. Sul fatto che i suoi emendamenti sono stati bocciati, voglio dire, non credo che il dottor Camagni abbia
preso delle regole che si è inventato, sono dei regolamenti regionali e come tali vanno rispettati, e quindi non capisco onestamente la contrarietà a questo parere. Detto questo, il nostro gruppo voterà a favore. Grazie consigliere Pugliese. Segretario, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questo regolamento? Quindi sono 11 favorevoli, contrari 1, Corti, nessuno astenuto. Immediata esecutività, 11 favorevoli, contrari rimane Corti e nessuno astenuto. Grazie. Passiamo al punto 4. Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025 e approvazione delle tariffe per l'anno 2022. Relaziona l'assessore Imperiali. Ditemi se il microfono funziona bene, si sente bene. Ok, perfetto. Visto che questa sera c'è la lotta con i microfoni. Allora, mi tocca anche questa volta il PEF. È il terzo, avevamo già approvato nei precedenti consigli, nei precedenti anni, il 2020-2021. Anche per il PEF di quest'anno, del 2022, si seguono le regole dettate da ARERA. Specifico subito che la possibilità di movimento dei comuni è pari a zero, perché ARERA detta le regole che devono essere seguite in modo assolutamente perfetto. La validazione è stata fatta dalla società COSEA, che è la stessa che ha già seguito le validazioni dei due precedenti PEF. Per quello che riguarda il PEF del 2022, si è preso in considerazione l'ultimo consuntivo con dati certi, quindi in questo caso quello del 2020, e si è proceduto all'attualizzazione con gli indici di adeguamento Istat, come sopra, forniti da ARERA, quindi un più 0,1% per arrivare al 2021 e un più 0,2% per arrivare al 2022. I dati li trovate comunque nello schema che avete del PEF. In pratica, il PEF totale di quest'anno corrisponde a 583.325 euro, suddivisi in 413.869 per quello che riguarda il costo della componente variabile e 169.456 euro per quello che riguarda il costo della componente fissa. Sia nella componente variabile che nella componente fissa sono già compresi i conguagli. Da una parte c'è la terza rata dei vecchi conguagli 2018-2019, dall'altra parte c'è il conguaglio calcolato in base alla differenza tra il PEF 2020 e l'entrata tariffaria reale 2020, visto che ne siamo già in possesso. Il risultato finale è appunto quello di 583.525, che è assolutamente in regola con le condizioni dettate da ARERA, perché ARERA ha messo un limite massimo di crescita. Scusatemi. Problemi di gioventù. Che è del 1,39% rispetto all'anno precedente. L'anno precedente il PEF 2021 era di 577.471, quindi aumentato di questo 1,39% raggiungiamo la cifra di 585.000, quindi con i nostri 583.000 siamo assolutamente al di sotto della soglia e quindi si può considerare valido. Per quanto riguarda le tariffe, che è la cosa più interessante alla fine, purtroppo quest'anno non abbiamo lo sconto del 3% sulla componente variabile che avevamo avuto lo scorso anno. Lo scorso anno eravamo stati particolarmente bravi, anzi lo scorso anno, chiaramente mi riferisco ai dati quest'anno del 2020 e lo scorso anno i dati erano riferiti al 2019. Nel 2019 c'era stata una crescita della raccolta differenziata, eravamo passati dal 47 circa al 53% circa e quindi avevamo avuto diritto a questo sconto del 3%. Purtroppo nel 2020 la differenziata è scesa come percentuale, siamo intorno al 50%, per cui non abbiamo più diritto a questo sconto del 3% sulla parte variabile. Di conseguenza, le tariffe TARI quest'anno vedono un leggero aumento della componente variabile e una leggera diminuzione della quota fissa per quanto riguarda le utenze domestiche. Non sarà un grosso aggravio per i cittadini, perché abbiamo visto che
a seconda chiaramente dell'incidenza di parte variabile o parte fissa, ma si tratta di diminuzioni o aumenti di pochi euro per praticamente tutti i cittadini. C'è da dire che per l'anno prossimo abbiamo dei buoni segnali, perché non abbiamo ancora i dati ufficiali, ma dai dati che siamo riusciti ad ottenere dalla raccolta differenziata del 2021 e dai dati anche della differenziata in piattaforma, dovremmo essere riusciti a raggiungere circa il 60% di differenziata. Calcolato poi che nel 2021 abbiamo fatto solo 6 mesi con il nuovo contratto, perché il nuovo contratto era partito a luglio. Quindi... 60%, sì, 60%. Ah, scusa. Sì, sì, scusa. Sì, intorno al 60%, però non sono ancora dati ufficiali, quindi prendiamoli con le pinze, ma ci sembrano dati comunque buoni. Ripeto, anche perché l'anno scorso, nel 2021, siamo partiti con l'umido, quindi con la differenziata vera e propria, dal mese di luglio. Non è stato l'anno completo, quindi direi che i dati sono incoraggianti. Aggiungo solo una curiosità. L'anno scorso, con l'approvazione del regolamento, avevamo aggiunto anche lo sconto per il compostaggio. Ad oggi sono 23 le utenze che l'hanno richiesto. C'è sempre la possibilità ovviamente di richiederlo per i nuovi utenti. Se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie Assessore Imperiali. Interviene il Consigliere Magistro. Grazie Presidente. Ringrazio l'esposizione dell'Assessore Imperiali. Per quanto concerne l'anno del 2020, può essere ovviamente un aggravante quella del Covid, nel senso che sicuramente molte più persone in seguito al lockdown ovviamente sono rimaste a casa rispetto all'anno precedente, e quindi chiaramente è stato una conseguenza questo aumento di fatto dovuto, secondo me, presumibilmente al lockdown. Per quanto concerne invece la tarifazione, sì, di fatto non dovrebbe essere variata chissà quanto, considerato comunque che secondo me la quota fissa va ad ammortizzare soprattutto per essendo diminuita va ad ammortizzare notevolmente. È vero che forse i metri quadri per le case grandi sono un po' più avvantaggiate, però di fatto metrature piccole a casnate non ce ne sono tantissime, fortunatamente. Per quanto concerne invece i problemi che avevamo avuto in passato, mi ricordo che ci fosse anche l'assessore avesse riferito appunto che si sarebbe richiesto magari uno storno, uno sconto o comunque sicuramente un riconoscimento per i problemi che ci sono stati, e secondo me erano interamente imputabili, ovviamente non di certo al comune, ma comunque erano dei problemi di Econord. Quindi appunto volevo sapere se ci fossero novità in tal senso per quanto riguarda lo storno o la scontistica che ci è stata riservata. Grazie. Allora, prima di tutto il pensiero sul Covid è stato il pensiero che ho avuto anch'io per quello che riguarda la diminuzione della differenziata, anche perché, se ben ricorda, nel periodo Covid i positivi o i contatti di caso non facevano la differenziata. A loro era consentito di mettere tutto insieme nei due sacchi e via dicendo, per cui sicuramente il discorso Covid può aver influito, quindi speriamo che si tratti di un caso isolato e finito. Sono d'accordo con lei per quello che riguarda componente fissa e variabile. Io ho guardato velocemente gli elenchi che mi ha fatto vedere Luisa e devo dire che ci sono differenze veramente di pochi euro. Alla fine il 3% probabilmente della variabile ci avrebbe riportato ai livelli dell'anno scorso. Per quello che riguarda Econord abbiamo trattato e ci sono stati offerti dei servizi aggiuntivi, per cui da questo punto di vista siamo, per così dire, alla pari, nonostante la fatica che mi hanno fatto fare, voi lo sapete bene. Grazie. Ci sono altri interventi? Va bene, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, consigliere Gentile. E
accendo il microfono così si sente. No, dato che comunque ringrazio innanzitutto l'assessore Imperiali per la relazione sempre molto puntuale nelle sue esposizioni, essendo dei dati a cui noi dobbiamo attenerci non possiamo fare altro. Spero che siano previste le riduzioni, questo mi rivolgo più che altro a Geri, per il prossimo, per i commercianti, per almeno quelli le ricomprenderemo prossimamente. E per cui, vabbè, però comunque la mia dichiarazione di voto è favorevole rispetto all'approvazione delle tabelle. Grazie, consigliere Gentile. Consigliere Magistro. Grazie, Presidente. Visti gli atti, letta la documentazione, che peraltro ritengo che sia migliorata rispetto a quella dell'anno scorso, vedo più cura, più attenzione per quanto concerne la parte dei dati e soprattutto anche per quanto riguarda anche quel bellissimo documento Excel che, per chi ha un po' di curiosità della materia, riesce a parte a capire, ma anche proprio costruito molto bene. Non so se è opera degli uffici o opera dell'assessore, ringrazio comunque chi ha fatto questo lavoro che è stato apprezzato. Per quanto concerne l'esposizione, ringrazio altresì l'assessore, sempre molto attenta a questo, e ovviamente il voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Magistro. Consigliere Corti, prego. Ringrazio. Volevo dire al consigliere Pugliese che quando fa le dichiarazioni di voto non dovrebbe replicare alle dichiarazioni di voto dei colleghi, perché non è la prima volta. Non è la prima volta che la sua dichiarazione di voto, essendo l'ultimo a parlare, non lascia poi replicare gli avversari. Presidente, che non sono avversari, che non sono avversari, ma hanno il proprio parere. Quindi una dichiarazione di voto. Va bene, la dichiarazione di voto è una dichiarazione di voto su quello che pensa lei, non su quello che ho detto io. È una dichiarazione consigliere di voto, è un attacco alla mia. Siccome fermi è sempre tutti e due, l'ultimo a parlare, consigliere Corti, faccia la dichiarazione di voto, grazie. Siccome apprezzo il lavoro e ho apprezzato anche la risposta che il dottor Camagni mi aveva mandato, e non nella mia replica precedente non era contro Camagni ma assolutamente contro quelle particolarità che avevo detto nel regolamento, siccome apprezzo il lavoro degli uffici, apprezzo sia il dottor Camagni sia chi ha stilato questi regolamenti. E li ringrazio come ringrazio l'assessore che li ha spiegati. Nonostante tutto, non avendo fatto parte di queste commissioni, non conoscendo i dettagli e non potendo confutarli, il mio voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Corti. Le faccio notare che non c'è una commissione rifiuti o commissione ambiente, comunque non c'è. Lo so, per quello che lo dico. Ah, ecco, io grazie. Lo so. Prego, consigliere Pugliese. Avete bocciato tutto. Grazie, Presidente. Ringrazio l'assessore Imperiali per il puntuale lavoro svolto e per averci anche esplicato quello che è il suo lavoro. Sarò rapido, visto che fischia il microfono, il nostro gruppo voterà a favore. Grazie consigliere. Allora, chi è favorevole ad approvare il PEF 2022 e 2025 relative tariffe per l'anno 2022? Chi è favorevole? Sono 11 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuto? 1. Corti? Immediatamente esecutiva? Immagino che sono 11 favorevoli. Contrari? Nessuno. 1 astenuto. Che Corti. Immediate. Sì, anche la seconda votazione. Perfetto. Passiamo al punto 5. Bilancio di previsione finanziario e aggiornamento documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2022-2023-2024. Esame ed approvazione. Relaziona l'assessore Paolo Geri. Alle tastiere Luca Pellegata. Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i gentili consiglieri, buonasera segretario. Abbiamo preparato insieme all'ufficio finanziario tributi alcune slide. Anticipo che ringrazio molto gli uffici per il lavoro svolto e per
essere riusciti anche quest'anno a riuscire a però non va, mi sa. Ah, cioè, quelli a manovella, no? Se no devo fare, se no effettivamente qualche consigliere dovrebbe darmi una mano. Eccoci. Ecco. Ecco, piccola parentesi, in questo anno ho imparato ad essere un po' più succinto, ecco, nell'esposizione. Non vorrei essere tediarvi come l'anno scorso, che effettivamente forse avevo un attimo. Va bene, allora iniziamo con il evidenziare che quest'anno prevediamo un utilizzo di risorse di stanziati di 6.717.943,43 euro. L'anno scorso erano 6.272.000 euro, quindi abbiamo alzato un po' l'asticella a livello di spese, ecco. Le spese vengono suddivise per quanto concerne 3.562.584,500 per le spese correnti. Partiamo invece rispetto all'anno scorso, che eravamo circa 1.5 milioni, a 2.161.000 euro, alla creazione di nuove infrastrutture e di investimenti straordinarie per quanto concerne gli investimenti. La parte relativa ai 994.000 euro, scusate, sono le partite che si compensano, le partite di giro, quindi ritenute fiscali, previdenziali, l'IVA split payment, diciamo quelle cose che poi si ritrovano anche tra le entrate, ecco, sono partite di giro, detto in parole. Le principali risorse che finanziano le spese correnti derivano per quanto il 94,63% da entrate tributarie ed extratributarie, che sono prettamente appunto comunali. Lo Stato e altri enti pubblici, tra cui le regioni, il 2,91%. Utilizziamo una piccola quota dell'avanzo di amministrazione tra accantonato e vincolato per l'1,63%. Ci riportiamo dal 2021 un fondo pluriennale vincolato dello 0,83%. Scusate, si sente bene? No. Okay. Le entrate, vediamo le varie distinzioni. L'entrata principale la fa da padrona i tributi comunali, l'IMU, l'addizionale comunale, la Tari e il canone unico. Abbiamo poi i proventi derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi, tra cui gli affitti attivi e le concessioni, i vari canoni per 432.000 euro. Abbiamo proventi presunti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, quindi le multe sanzioni di 306.000 euro. Questo è un dato molto sintomatico rispetto agli anni precedenti, perché abbiamo una riduzione di questo capitolo di entrata presunta di 250.000 euro in meno, ecco, per cui abbiamo una previsione molto minore di entrate. Ecco. Se da una parte può essere vista in maniera positiva, perché vuol dire che effettivamente la ZTL inizia ad essere rispettata, dall'altra, beh, è chiaro che dobbiamo andare a coprire le spese correnti con altre risorse. Ecco. Interessi attivi e altre entrate di capitale 4.200 euro, una piccola quota che tendenzialmente sono gli interessi attivi che abbiamo sulla cassa e sulla tesoreria, e alcuni interessi di mora per i ritardati pagamenti da parte dei contribuenti. È molto bassa perché oggettivamente, comunque, prima l'assessore Imparai non l'aveva detto, ma come introiti da Tari siamo al 94%, quindi comunque abbiamo un trend che dobbiamo ringraziare solo i nostri cittadini casnabernatesi di essere veramente, veramente molto virtuosi. Rimborsi altre entrate correnti 180.500, principalmente è il canone che ACSA GAM paga per il passaggio del gas. Il 53,84% delle nostre risorse che introitiamo verrà
scusate, più che viene principalmente utilizzato per quanto concerne la parte corrente, ecco. Quest'anno, ecco, anticipo già, abbiamo avuto più problemi proprio sulla copertura della parte corrente rispetto che la parte capitale, ecco. Probabilmente avendo meno, diciamo, introiti da parte di illeciti e tutto, abbiamo fatto un po' fatica a cercare di trovare le giuste coperture, ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere quali sono, diciamo, i proventi principali da cui derivano le entrate. L'IMU per 815.000 euro, l'addizionale comunale IRPEF per 480.000, la TARI 620.000, la TASI, che sostanzialmente comprese accertamenti, ma di fatto sono tutti accertamenti perché la TASI ormai non esiste più dal 2019, e il fondo di solidarietà comunale, che è un provento, diciamo un finanziamento che arriva dallo Stato, di 540.000 euro, scusate, 545.000 euro. Dallo Stato, oltre a, diciamo, questi 545.000 euro, quest'anno non abbiamo preventivato fondoni Covid perché per adesso non ce ne sono stati, e non c'è, per cui ci siamo limitati a 45.500 euro, che è l'1,28%. Questo copre un po' tutta la parte generica, appunto, di entrate correnti, non sono specifiche. Mentre per quanto concerne la regione, il preventivato è 56.700 euro. La parte principale sarà di circa 50.000 euro legata all'attività per i servizi sociali, a copertura appunto di tutta, diciamo, i servizi che il Comune offre nei confronti appunto dei cittadini per questo frangente. Al netto delle entrate tributarie, quindi servizi e proventi, controllo e repressione, irregolarità, il Comune ha stanziato 923.300 euro, pari a quasi un 26% della copertura delle spese correnti. Qui andiamo a vedere un po' nel merito quali sono questi beni e servizi principalmente. Abbiamo, diritti e proventi più di segreteria e anagrafe tributaria, assistenza scolastica, trasporto, 7.000 euro, anche se poi effettivamente, cioè, noi come trasporto ci costa circa 42.000 euro l'anno. Sanzioni del codice della strada, come vedete, è sceso a 306.000 euro, per cui è una netta diminuzione come introiti previsti rispetto agli anni passati. Locazioni 10.000 euro, canone occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria 47.500 euro, il famoso canone unico di cui l'anno scorso avevamo fatto il nuovo regolamento. Utilizzo ai beni dell'ente 75.000 euro, principalmente via i 60.000 euro del canone con il Comune di Como per il Palla Francescucci. Concessioni cimiteriali 36.000 euro, il canone concessione servizio distribuzione gas con ACSM 110.000 euro. Due piccoli indicatori finanziari, vediamo che con le nostre entrate tributarie ed extratributarie praticamente noi riusciamo a autofinanziarci praticamente per il 97%. La parte residua, diciamo, deriva appunto da Stato, Regioni e quant'altro. Quindi abbiamo comunque anche per quest'anno qua una cospicua risorse di autofinanziamento. Se consideriamo solo la parte invece tributi impositiva di imposte impositiva, la parte tributaria, diciamo, copre il 70%, ecco, per cui 70,59 precisamente. Ci tengo anche nell'ultimo punto a indicare l'indice di pressione tributaria, che è previsto pro capite, diciamo, mediamente per ogni casa bernatese, che è a 381,54. Come importo è in linea al 2020, al 2021, rispetto al 2020, e il 2020 era di 386,31, quindi c'è una sensibilissima comunque riduzione pro capite del detto. Sicuramente non è risibile, nel senso che non è percepita, però comunque l'obiettivo tendenzialmente appunto di non incentivare la pressione fiscale, comunque ci stiamo tendenzialmente riuscendo, ecco. E anche nel 2022 vogliamo
mantenere questa iniziativa qua, ecco, per cui assolutamente di non aumentare la pressione fiscale per nessuno. Analisi degli impieghi, vabbè, qui abbiamo tutta la distinzione per quanto concerne le varie missioni, la parte principale quest'anno 1.287.609,55 per il 19-17% è relativa a tutta la macchina amministrativa, quindi le spese dei vari uffici e diciamo la spesa di gestione sostanzialmente dei beni comunali, manutenzione e tutto, ordine pubblico e sicurezza 296.50, leggermente aumentata rispetto all'anno scorso perché abbiamo avuto verso fine anno, no, verso metà anno l'uscita di un vigile, ne abbiamo preso un altro, a copertura del vigile uscito abbiamo preso per qualche ora, poi correggetemi se sbaglio, un vigile da Fino Mornasco, però adesso è intenzione dell'amministrazione comunale comunque consolidare comunque la presenza fisica di un ulteriore vigile, ecco. C'è stato questo, come posso dire, avvicendamento imprevisto, ecco, che ha detto, però appunto il discorso appunto di mantenere questa cifra sempre intorno ai 300.000 euro, con anche un ulteriore 30.000 euro di investimenti nelle spese di capitale per aumentare la videosorveglianza. Istruzione al diritto allo studio 592.000 euro, leggermente aumentato rispetto all'anno scorso. Tutte le valorizzazioni beni e attività culturali è in linea come costi l'anno scorso, anche se comunque abbiamo comunque sempre un interesse per quanto riguarda la cultura, per cui la biblioteca, e un aumento di 10.000 euro per quanto concerne le iniziative culturali, nel senso che abbiamo visto che l'anno scorso le varie rappresentazioni che abbiamo fatto al Birch piuttosto che nel parco della villa comunale e anche a Rati sono state, e anche al Palafrancescusi sono state molto, molto apprezzate, per cui riteniamo che effettivamente rimpinguare il capitolo e proporre comunque ai cittadini ulteriori occasioni comunque di iniziative appunto in cui si può stare insieme sicuramente sono molto apprezzate, anche perché hanno avuto un ottimo successo. Politiche giovanili, di sport e tempo libero, una voce molto importante, 665.000 euro, c'è diciamo tutta una riqualificazione di un'area che è Via Verdi, in cui ovviamente è da comunque considerare anche tutto quello che è lo sport e il tempo libero per i casnabernatesi e per i giovani. Assetto edilizia abitativa, vabbè, sono una cifra appunto più che altra appunto per le varie pratiche, come posso dire, edilizie, per cui nulla di chissà che cosa. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 775.000 euro, anche qui abbiamo comunque un leggero aumento rispetto all'anno scorso stanziato. L'anno scorso era, come stanziato parlo, poi non come impegnato, scusate che ve lo dico subito. L'anno scorso sì, era 115.000 euro, quindi ok. Quindi, e qui dentro abbiamo il verde pubblico soprattutto, e tutto diciamo la parte dell'arredo urbano, e ovviamente vabbè c'è tutta la parte della tassa rifiuti all'interno di queste spese qua. Una cosa che è poco incidente a livello comunque di costo, perché comunque preventivato 10.000 euro, però secondo me è sintomatico un po' dell'intenzionalità dell'amministrazione, quella che comunque ci saranno 10.000 euro che vogliamo inserire per i giochi inclusivi nei parchi, nel senso inserire all'interno dei due parchi del comune, quello davanti alla villa comunale e quell'altro, dell'attrezzatura appunto per ragazzi disabili, ecco, quello è un intervento che avevamo già cercato l'anno scorso di trovare magari dei finanziamenti, non li abbiamo trovati perché non sono arrivati, però abbiamo optato comunque per quest'anno metterli e stanziarli.
Trasporti, diritto alla mobilità 1.172.231 numero, qui principalmente si parla di manutenzione strade, ordinarie e straordinarie, pulizia strade e tutta l'illuminazione. Soccorso civile alla protezione civile 15.500 euro, diritti sociali, politiche e famiglia 556.200 euro, assistenze minori, assistenze disabili, famiglie in difficoltà, aiuto ad anziani. Sviluppo economico e competitività è il classico SUAP, questo è un po' sempre il fanalino di coda, è diminuito, però stiamo cercando, cioè il dottor Camagni e quant'altro sta cercando di trovare un SUAP più congiunto con altri comuni, attraverso il quale comunque trovare comunque una modalità di maggiore ricettività, ecco, per questo servizio qua, ecco. Ci sono altri comuni che hanno questa esigenza, per cui questa è la strada appunto di fare un po' un swap tipo quello che c'è a Finombronasco che fa Confluire, oppure tipo quello che c'è nella zona di San Fermo verso il Giatecomasco che fa Confluire un po' di comuni. Fondi e accantonamenti 276.225 e servizi per conto terzi 994.000 sono, vabbè, le partite di giro. Nella slide successiva vediamo un po', diciamo, di macro aggregati, più per, non tanto per, diciamo, capitoli, quindi non per servizi sociali piuttosto che amministrazione, multe o quant'altro, ma più proprio generico, in cui andiamo a vedere appunto quanto è il costo dei lavoratori dipendenti, quante sono le tasse a carico dell'ente, in questo caso vabbè l'IVA indetraibile e l'IRAP che rimane in carico al comune, perché per la parte appunto non commerciale l'IRAP comunque non può essere dedotta dal comune, acquisto beni e servizi, trasferimenti correnti, rimborsi e spese correttive, ecco questo è il 3.562 che inizialmente avevamo visto per quanto concerne le spese correnti. Le spese in conto capitali sono 2.161. Partite di giro e conto terzi, vabbè, è quello che ci siamo detti prima per quanto concerne le ritenute e l'IVA split payment. Le spese invece per quanto concerne gli investimenti, ok, quindi in questo caso siamo nella parte capitale, appunto, quindi passiamo più a, diciamo, gli investimenti a lungo termine che il comune attua, abbiamo che 600.000 arrivano dai cittadini dal 2776, oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree, quindi vendita di aree. Entrate non ricorrenti, lo 0,82%, 17.700 è praticamente il rimborso di ACSM sul mutuo delle tubature che sono state fatte per far arrivare l'acqua. Praticamente noi riceviamo comunque la quota del mutuo, nonostante Casnate Combrenate abbia già comunque pagato interamente l'investimento. In conto in capitale sono 53.074, sono tendenzialmente gli aiuti che lo Stato e la Regione danno, tendenzialmente anche per partecipazione a bandi o anche comunque sulla base appunto delle varie esigenze. L'avanzo di amministrazione vincolato 592.250, il fondo pluriennale vincolato, quindi i costi sostanzialmente dell'anno 2021 che non sono stati conclusi o comunque non sono iniziati ma sono già stati impegnati nel 2021, vengono sostanzialmente coperti con questo.